tutto il mondo a Expo 2015. Così si prepara Milano. Culture. Be proud of what you are. È un girone dantesco quello che si offre agli occhi di chi si affaccia al cantiere Expo 2015 a poco più di 2 settimane dalla sua inaugurazione. Un brulicare di gente all'opera, di mezzi in movimento, di gru in azione. Distribuiti su un'area di oltre 1 milione di metri quadri, stanno prendendo forma le opere architettoniche che ospiteranno dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 il mondo intero. Grazie alle 5.000 maestranze che lavorano ininterrottamente in una corsa contro il tempo, crescono i 54 padiglioni dei paesi. Ognuno con la propria identità, il proprio spirito, e con loro gli 8 cluster che vedranno radunate più bandiere insieme. Lungo il percorso centrale di 1,5 km si possono riconoscere quasi tutti. Chi ha i ritocchi finali, chi ha quelli iniziali, chi è già pronto. A tagliare il traguardo di fine lavori è la Repubblica Ceca. Il suo padiglione è un omaggio moderno alle linee semplici dell'architettura funzionalista, interamente votato all'ecosostenibilità. È l'acqua il leitmotiv del progetto. Fuori, in una grande piscina abitata da un'opera scultoria gigante. Dentro, riproposta e riletta in una scenografica cascata simulata dalle fibre ottiche. Un percorso che esplorerà l'ambiente attraversando una fedelissima foresta ceca, i suoi codici genetici, le sue energie. Cronometro alla mano dunque per il countdown finale di una scommessa carica di aspettative. Ma intanto, tra critiche e perplessità, quel che si vede promette già bene. Who am I? Tell them I'm Doctor Who.